Ma quest'anno quanti chilometri era la maratona? Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Ma la maratona di Longa era lunga uguale? E come sei arrivato? In che posizione ti sei qualificato? Quante ne hai vinte di maratone? Queste domande sono domande che per qualcuno che vive nel mondo del running sono abbastanza irritanti, curiose nella loro capacità di irritare. Per inciso, la maratona è lunga sempre 42,195 metri, 42 km, 195 metri, che è la distanza che appunto collegava Atene a Maratona, da cui è sorta la leggenda di questa gara. Ma qui non è una lezione di running, ci mancherebbe altro. Anzi, semmai è una presa in giro dei maratoneti, dei runner, perché dentro quella spocchia di chi si sente irritato di fronte a un'affermazione come quella che ho fatto, in realtà c'è nascosto molto, molto di più. C'è nascosto il fatto che ognuno di noi ha delle competenze specifiche particolari su un mondo nel quale ha particolare passione. Francobolli, le monete, la matematica, lo sport, un particolare tipo di sport, un particolare tipo di arte, una pittura, qualcosa di questo genere, e trova irritante tutti coloro che non hanno la sua stessa passione e che quindi hanno delle mancanze di conoscenza rispetto ad alcuni elementi. Non mi pare ci sia un obbligo per una persona di sapere quanti chilometri è lunga una maratona o il fatto che sia una distanza fissa come i 10.000 metri. Dentro questi piccoli particolari si nasconde una visione molto monotematica della realtà. Come fai a non conoscere le cose che conosco io? Come fai a non appassionarti delle cose di cui mi appassiono io? Come fai a non sapere quello che io ritengo così decisivo per averlo fatto diventare un punto fermo della mia vita? E alla fine, come dice quella famosa battuta, per un martello tutti sono chiodi. E coloro che non sono chiodi non hanno bisogno di essere in vita, non hanno senso, dovrebbero convertirsi e cambiare immediatamente opinione. Ci sono alcune persone che sono arrivate al punto tale da ritenere devastantemente incompetenti, fino a essere inutili, a essere squalificati, a essere degenerati, coloro che non condividono i loro interessi, coloro che hanno anche altri interessi. Che cos'è per voi la distanza della maratona? Buongiorno e buon cammino.